L'Isola della Scala è un'eccellenza per la produzione del violone nano. Io mi sono trasferito da Brescia, dove avevo prima il mio ristorante, perché mi è piaciuto molto il progetto di recupero di questo antico luogo. Siamo in una pila da riso, per l'esattezza del 1600, dove si puliva il riso. La fortuna di questo luogo è stato l'abbandono per più di 50 anni. In questo modo si è preservato tutto quello che c'è all'interno, tutte le attrezzature, tutti i pestelli, tutti i setacci, tutti i brillatori, la ruota stessa del mulino, tutto quello che serviva per, appunto, come dicevo, la lavorazione del riso. Abbiamo cercato, appunto, di mantenere quello che era lo spirito del luogo e anche, diciamo così, della struttura, per farlo capire anche ai nostri ospiti che vengono al ristorante da noi oppure anche a dormire, perché noi abbiamo anche 5 piccole camere che servono per chi viene da lontano la possibilità di potersi fermare dopo aver cenato al ristorante. Non a caso le nostre camere le abbiamo chiamate ognuna con un nome diverso di riso, per cui avremo Vialone Nano innanzitutto, Carnaroli, Arborio, Venere e Basmati. Quando io non lavoro, la componente più importante è lo stare insieme e la mia famiglia, lo stare seduti insieme allo stesso tavolo, cosa che possiamo condividere durante la settimana quando lavoriamo, perché appunto i tempi non ce lo permettono. Una delle cose che mi piace molto è la carne cucinata o anche il pesce cucinata proprio sulla brace. Io ho focalizzato una tecnica che va completamente al contrario di tutto quello che è il procedimento classico per fare il risotto. Innanzitutto è la tostatura del riso che viene fatta in pentola a secco senza aggiunta di parti grasse che potrebbero essere l'olio o il burro. Inoltre ci tengo a precisare lo sbalzo termico, appunto, cosa vuol dire? Che noi abbiamo nella pentola il riso molto, molto una temperatura molto molto alta e diamo questo shock termico dato dal vino che viene addirittura io lo tengo nel frigorifero. Questo fa sì che creiamo un involucro attorno al chicco e abbiamo il lamido che poi fuoriesce in maniera molto graduale durante la cottura. Terza cosa molto importante, perché per me il risotto è una crema, io abbandono il mestolo di legno e uso la frusta e lo vado a montare come se fosse proprio una crema. Io il riso come ingrediente lo uso anche per fare dei dolci. Magari non potrà essere l'ingrediente principale della ricetta, ma però il riso comunque viene a far parte di un complemento. Per esempio, faccio una sbrisolona, no? Dove al posto di utilizzare la farina 00 uso la farina di riso. Oppure ci facciamo anche dei dolci proprio a base di riso, facciamo la torta di riso. Facciamo il riso latte, che è un classico della cucina. Faccio un gelato con il riso allo zafferano. Io lo Ison già lo conoscevo, avevo già sentito molto parlare di quello che lui faceva. Poi lo scorso anno sono stato invitato a cucinare a un evento a Torreglia che si chiama Le Stelle del Nord-Est e lì ho avuto modo di conoscere sia lui che i suoi prodotti. La cosa che mi ha colpito molto, appunto, è il fatto che lui aggiunga nel panettone degli ingredienti particolari. Uno che mi ha colpito molto per il suo abbinamento è quello con la liquirizia. Un altro che mi è piaciuto altrettanto è quello un po' più classico con i fichi e ritengo che sia anche un ottimo ingrediente da poter utilizzare su alcuni piatti, magari anche salati. La ricetta che più mi rappresenta utilizzando e interpretando uno dei panettoni di Loison è sicuramente la crema di riso allo zafferano con gli scampi marinati al mandarino e la polvere di panettone. Quando l'ho assaggiato mi ha dato un forte riscontro positivo, mi è piaciuto molto proprio, appunto queste note di fresco, di croccante, di acido del mandarino, mi è piaciuto molto.
Mi piacerebbe, mi interesserebbe molto poter continuare a pensare di lavorare su questa idea che ho avuto di creare una sablé con la polvere di panettone e poterla magari anche pensare su un piatto, su una ricetta salata.